politico, noi ci colleghiamo ora con il Veneto, dove assieme al collega Rosario Padovano troviamo Antonio Bertoncello, sindaco eletto e poi disarcionato, con le dimissioni, del Consiglio Comunale in maggioranza, cioè del PDL. Allora andiamo ad ascoltarci Antonio Bertoncello, linea al Veneto. Grazie, prendiamo la linea da Portogruaro, dalla redazione Veneta. Abbiamo invitato Antonio Bertoncello, già sindaco a Portogruaro e prossimo candidato alle elezioni a Portogruaro. Ci sono tanti argomenti di cui poter parlare. Innanzitutto lei va fino in fondo, cioè potrebbe arrivare anche al Consiglio di Stato per quel famoso ricorso sulle elezioni. Mi hai voluto, nonostante tutto, farli intervenire su questa vicenda. Già candidato sindaco, aspettiamo che gli organi dirigenti del partito confermino o meno, voglio Beh, comunque di fronte alle nostre telecamere si è candidato, l'ha detto anche il nostro direttore, per quello sì, che. no, nel senso che è giusto che sia. Anche se alleggia il fantasma di Alessandrini, che finora non ha mai smentito un interesse per candidarsi. Non si sa con chi, Ma però. io credo che sia giusto che la coalizione di centro-sinistra scelga l'uomo in grado di mantenere la coalizione di centro-sinistra al governo della città. Qualsiasi uomo che può raggiungere questo obiettivo è giusto che venga messo in campo. Comunque c'è sempre da parte mia la collaborazione a lavorare con Beh, qualsiasi. l'esempio si vede anche a livello nazionale. Bertoncello, si possono fare le primarie anche a Portogruaro, lei non ha nulla da Ma temere. io non credo che ci sia la questione di primarie sì, primarie no, perché se il partito ritiene di fare primarie si fanno. C'è anche una regola però, che un sindaco che è al primo mandato si fa normalmente le primarie. Un sindaco, se non c'è un giudizio negativo da parte degli organi di partito o della coalizione, non è necessario nel secondo mandato previsto dalla legge si debba necessariamente fare le primarie. Se si vogliono farle, io credo che sia giusto che il partito le faccia. Intanto aspettiamo come si pronuncerà il Consiglio di Stato. E diciamo che stiamo attendendo. Intanto faccio una precisazione. Non c'è un accanimento di utilizzare la giurisprudenza per avere un risultato rispetto alle elezioni passate. Noi stiamo lavorando anche per il futuro e anche per altri colleghi e altre città. Vogliamo seguire un percorso di TAR, che è come è avvenuto, e di Consiglio di Stato perché vogliamo creare giurisprudenza perché tutte le forze politiche in campo, compresi il Presidente della Camera, il Presidente del Senato e i capigruppo dei partiti Camera e Senato, ritengono che questa norma non sia una norma chiara e quindi che vada risolto questo dubbio che un sindaco che ha avuto il 52-45% dei voti dai cittadini, quindi sindaco riconosciuto dai cittadini, non debba poi essere riconosciuto dalle stesse forze Lo stesso politiche. Fini ha rimandato alla Commissione Sì, Fini ha questo. rimandato, mi ha risposto che ha rimandato alla Commissione parlamentare l'argomento perché ritiene che il problema che noi abbiamo sollevato è un problema di grande attualità e perché la norma che è del 93 deve essere attualizzata alle regole e a quello che è avvenuto in questi anni al 2010. Ringraziamo Antonio Bertoncello, la linea alla redazione centrale, grazie.